Ma dobbiamo fare gol noi prima, abbiamo creato tante situazioni importanti, poi abbiamo giocato una buona partita, abbiamo sempre difeso con ordine. Certo che nell'economia della gara delle decisioni arbitrali francamente ci hanno penalizzato, perché secondo me c'è calcio di rigore su Cernicov importante, perché anche la prima ammonizione di Drudi, secondo me, poi con le nuove normative, Drudi scivola, dà via libera a Ogunsei, perché scivola sul terreno di gioco, è a terra Drudi. Ogunsei, se voi andate a rivedere, cerca e evita di scavalcare Drudi, il quale non interviene niente, quindi la normativa dice un giocatore scivola, sta a terra, interrompe la corsa di un avversario, non c'è ammonizione perché non fa volontariamente, il corpo non è che lo può nascondere, quindi già la prima ammonizione, la seconda non ne parliamo. È chiaro che quelle decisioni poi hanno condizionato la partita, perché è chiaro che giocare 20 minuti con l'uomo in meno non è facile. Poi abbiamo preso il gol a tempo scaduto, noi possiamo dirlo, ma senta, ma noi abbiamo dimostrato di poter essere molto competitivi, io parlo con grande rispetto nei confronti di tutti, il Modena ha vinto la partita, bravo il Modena, però io mi prenderei 3 punti e eviterei di esultare, anche perché il modo in cui abbiamo perso, insomma, abbiamo fatto una buona gara, siamo stati colpevoli di non aver chiuso alcune situazioni importanti, primo e secondo tempo, ne abbiamo create parecchie. E poi, insomma, la direzione arbitrale non è stata perfettamente consona al livello della gara. Tornando a Drudi, ci sono stati questi due cartellini, va bene, lei giustamente diceva non proprio, proprio evidentissimi, però prima del secondo cartellino Drudi aveva avuto dei crampi. Aveva pensato di sostituire? Sì, ma si stavano scaldando, avevo appena chiesto a Drudi, ha detto no mister, va bene, quindi i crampi sono una cosa, la seconda ammonizione è un'altra cosa, sono due discorsi totalmente diversi. Cosa le lascia questa partita, al di là della grande apprezza per questa sconfitta, ma sul piano della prestazione pescare? Senta, ma noi da tanto tempo stiamo giocando come si deve a calcio, questo è un risultato bugiardo, il resto veramente c'è poco da dire, bugiardo. Mi auguro che anche dall'altra parte si prendano i 3 punti, ma che abbiano la capacità di ammettere almeno questo, che è una magra consolazione, perché serve a poco. Cosa ha detto? I ragazzi, si è avuto modo proprio di parlare? Nulla, c'era tanto nervosismo nello spogliatoio, ho cercato solo di calmarli. Un dato statistico, Derrick, ovviamente dopo questa partita, insomma, tutti dicono che Pescara non è mai riuscito a vincere. Ho capito, di che parliamo? Facciamo le parole. Se valutiamo soltanto i risultati, ma anche la partita d'andata con la Reggiana, ma anche quella con lo stesso Modena, se valutiamo soltanto i risultati è così come dice lei, però poi vede le partite come sono, noi abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio e non avremmo meritato di perdere, punto. 9 gare al termine, lei diceva ieri 10 finali, ora ce ne sono 9, insomma l'obiettivo terzo posto per essere portata, se il Pescara riuscirà a giocare come questa sera potrà sicuramente. Ma noi stiamo giocando così da tanto tempo, ma non solo da adesso, stiamo giocando così da tanto tempo, e quindi poi dopo le partite, ripeto, vivono anche di alcune decisioni, ogni tanto qualcuno prende anche in un modo anomalo, poi anche gli episodi hanno una propria valenza, insomma, perché non siamo stati bravi come loro sono stati risoluti, noi abbiamo creato tanto, inizio del secondo tempo siamo arrivati 2 o 3 volte nell'area piccola senza riuscire a trovare il tempo per concludere come si deve, ma con occasioni e situazioni importanti, con azioni costruite. Niente, vabbè, andiamo via, ci prendiamo. Proprio prima del gol del Modena c'era una punizione per il Pescara. Secondo lei, adesso è facile dirlo a partita finita, si poteva battere meglio quel calcio di punizione per far passare? Ma sì, ma sono così evidenti, ma noi questo non lo sappiamo fare, forse la partita è durata più dei 4 minuti di recupero, non so per quale motivo, noi non sappiamo neanche perdere tempo, perché quella palla l'abbiamo giocata invece di buttarla
come fanno tante altre squadre, o di buttarci a terra come fanno tante altre squadre. Ci manca un po' questa malizia che fa parte poi del DNA di un gruppo di giocatori, ma forse si è giocato anche qualche secondo in più su quella rimessa laterale, l'arbitro aveva il fischietto pronto, poi ha deciso di farla giocare e farla toccare altre e farla continuare per altri 10 secondi quell'azione, quindi non serve a nulla, ma secondo me già il pareggio per noi sarebbe stato stretto. Vabbè.